Nel nostro cammino di catechesi, in questo cammino che stiamo facendo di catechesi su vizi e virtù, oggi ci soffermiamo sul vizio della gola. La gola. Cosa ci dice il Vangelo a questo riguardo? Guardiamo Gesù. Il suo primo miracolo alle nozze di Cana rivela la sua simpatia nei confronti delle gioie umane. Egli si preoccupa che la festa finisca bene e regala agli sposi una gran quantità di vino buonissimo. In tutto il suo ministero Gesù appare come un profeta molto distinto dal Battista. Se Giovanni è ricordato per la sua ascesi, mangiava quello che trovava nel deserto, Gesù è invece il Messia che spesso vediamo a tavola. Il suo comportamento suscita scandalo a alcuni, no? Perché non solo egli è benevolo verso i peccatori, ma addirittura mangia con loro. E questo dimostrava la sua volontà di comunione e vicinanza con tutti. Ma c'è anche dell'altro. Mentre l'atteggiamento di Gesù nei confronti dei precetti ebraici ci rivela la sua piena sottomissione alla legge, egli però si dimostra comprensivo con i suoi discepoli. Quando questi vengono colti in fallo perché avendo fame colgono delle spighe, e lui li giustifica ricordando che anche il re Davide e i suoi compagni hanno preso i pani sacri. E Gesù affirma un nuovo principio. Gli invitati a nozze non possono digiunare quando lo sposo è con loro. Gesù vuole che siamo nella gioia, in sua compagnia. Lui è come lo sposo della Chiesa, no? Ma vuole anche che partecipiamo alle sue sofferenze, che sono anche le sofferenze dei piccoli e dei poveri. Gesù è universale. Un altro aspetto importante, Gesù fa cadere la distinzione tra cibi puri e cibi impuri, che era una distinzione fatta dalla legge ebraica. E Gesù su questo dice chiaramente che quello che fa la bontà o la cattiveria, diciamo così, la cosa brutta di un cibo, non è il cibo in sé, ma la relazione che noi abbiamo con esso. E noi lo vediamo, quando una persona ha un rapporto, una relazione non ordinata con il cibo, guardiamo come mangia. Mangia di fretta, come con la voglia di saziarsi, ma mai si sazia. E non ha un rapporto buono con il cibo. È schiavo del cibo. E Gesù valorizza il cibo, il mangiare, anche nella società, nei cibi sociali, dove si manifestano tanti squilibri e tante patologie. Si mangia troppo oppure troppo poco. Spesso si mangia nella solitudine, si diffondono i disturbi dell'alimentazione, anoressia, bulimia, obesità. E la medicina e la psicologia cercano di affrontare la cattiva relazione col cibo. Una cattiva relazione col cibo ti produce tutte queste malattie, tutti. Si tratta di malattie spesso dolorosissime, che per lo più sono legate ai tormenti della psiche e dell'anima. C'è un legamento, no? Fra lo squilibrio psichico e il modo di prendere il cibo. L'alimentazione è la manifestazione di qualcosa di interiore, la predisposizione all'equilibrio o la smodatezza, la capacità di ringraziare oppure l'arrogante pretesa di autonomia, l'empatia di chi sa condividere il cibo con il bisognoso oppure l'egoismo di chi accumula tutto per sé. E questa domanda è tanto importante.
dimmi come mangi e ti dirò che anima possiedi. Nel modo di mangiare si rivela il nostro interiore, le nostre abitudini, i nostri atteggiamenti psichici. Gli antichi padri chiamavano il vizio della gola con il nome di gastrimargia. Gastrimargia, termine che si può tradurre con follia del ventre. La gola è una follia del ventre. Anche c'è questo proverbio, no? Che noi dobbiamo mangiare per vivere, non vivere per mangiare. Quella follia del ventre è un vizio che si innesta proprio in una nostra necessità vitale come l'alimentazione. Stiamo attenti a questo. Se lo leggiamo da un punto di vista sociale, la gola è forse il vizio più pericoloso che sta uccidendo il pianeta. Perché il peccato di chi cede davanti a una fetta di torta, tutto sommato, non provoca grandi mali, ma la voracità con cui ci siamo scatenati da qualche secolo a questa parte verso i beni del pianeta sta compromettendo il futuro di tutti. Ci siamo avventati su tutto per diventare padroni di ogni cosa, mentre ogni cosa era stata consegnata alla nostra custodia, non al nostro sfruttamento. Ecco dunque il grande peccato, la furia del ventre. Abbiamo abiurato il nome di uomini per assumere un altro, consumatori. E oggi si parla così nella vita sociale, i consumatori. Non ci siamo nemmeno accorti che qualcuno ha cominciato a chiamarci così. Siamo fatti per essere uomini e donne eucaristici, capaci di ringraziamento, discreti nell'uso della terra. E invece il pericolo è di trasformarsi in predatori e adesso ci stiamo rendendo conto che questa forma di gola fa tanto male al mondo. Chiediamo al Signore ci aiuti nella strada della sobrietà, che tutte le forme di gola non si impadroniscono della nostra vita. Grazie.